siamo con Mauro Milesi, il direttore responsabile della rivista B&G Business and Gentleman, una nuova rivista dedicata alle imprese lombarde. Allora Mauro, raccontaci un po' di cosa tratta la tua rivista. La rivista racconta le storie, le avventure, i casi di successo delle imprese, degli imprenditori della Lombardia. Nasce come progetto dedicato proprio a un'economia di distretto, cioè al territorio lombardo che rappresenta il 21% del PIL e uno dei quattro motori economici d'Europa, e quindi noi abbiamo deciso di dedicare il nostro progetto editoriale a questa grande opportunità, a questa grande economia del nostro paese. Questa rivista quando è nata? È nata a inizio del 2008, quindi sta per approdare al terzo anno. In questo periodo siamo passati dalla periodicità trimestrale e bimestrale, abbiamo raggiunto una serie di partnership importanti e adesso stiamo cercando di consolidare la nostra posizione sul mercato editoriale, credo con qualche piccola soddisfazione. Ecco, e un po' i numeri della vostra rivista? La rivista è distribuita in 18.000 copie, di queste 10.000 vanno alle prime 10.000 imprese per fatturato delle province di Brescia, Bergamo, Milano, Monza e Brianza. Le restanti vanno nelle edicole e nel nostro gruppo di partner, che sono le associazioni confindustriali di Bergamo e di Monza e Brianza, Promos, che è l'agenzia per l'internazionalizzazione della Camera di Commercio di Milano, il Parco Scientifico Chilometro Rosso e via discorrendo realtà a più livelli che si occupano di business e di imprese nel territorio lombardo. Ecco, per contattarvi, se voi immagino andrete a caccia un po', no, di storie che riguardano le imprese lombarde, un imprenditore per farsi pubblicare da voi cosa deve fare? La rivista distingue e valorizza le imprese che si distinguono per innovazione, qualità, ecosostenibilità e soprattutto per la capacità di realizzare progetti e prodotti di successo.